Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi parliamo di Agordo perché l'ospite in studio è il primo cittadino, Roberto Chissalè. Buonasera. Buonasera a tutti. Agordo viene subito in mente non solo Luxottica, vengono in mente anche le tante manifestazioni che vengono organizzate e naturalmente il grande flusso anche di auto che si concentra poi sul paese e anche l'auto occorre metterla da qualche parte anche nelle situazioni più affollate. Le ultime volte che ci siamo visti avevamo parlato della questione dei parcheggi. Che cosa si è mosso in questo periodo? Ma intanto grazie per questa domanda e anche per le premesse, perché veramente Agordo è un paese vivo, un paese dove c'è tanta attività, ci sono tante manifestazioni e non da ultimo anche questa primavera ci sono state delle bellissime iniziative portate avanti dal FAI con la visita al Palazzo del Manzoni, quindi un sabato e una domenica in cui si è visto che c'era tanto movimento e tanto interesse ad Agordo. Nonché anche quest'autunno c'è stata una grande manifestazione, purtroppo in una giornata funesta per quanto riguarda il tempo, del CSI nazionale con la finale dei campionati italiani. Quindi chi arriva ad Agordo effettivamente rimane basito del posto, delle montagne, del centro e quindi noi abbiamo preso veramente a cuore, quando ci siamo insediati, la necessità di creare dei parcheggi sia a servizio del centro e quindi e delle zone e degli impianti sportivi, tant'è che abbiamo realizzato due parcheggi in via Tissi e anche nelle frazioni, perché le frazioni, soprattutto quelle storiche, sono carenti da quel punto di vista là. Abbiamo ultimato due parcheggi nella zona di Parec. E è prossimo a partire anche la realizzazione, penso nelle prossime settimane, di un altro parcheggio nella zona di via 5 Maggio. Quindi, nonché aver sistemato anche un pezzo di viabilità che in passato aveva dato parecchi problemi dal punto di vista della sicurezza in via Polloni. Quindi, da quel punto di vista là, stiamo veramente portando a compimento quelle che erano le linee inserite nel programma. Ecco, naturalmente si cercano sempre occasioni di finanziamento per vari progetti, si cercano sempre appunto azioni nuove da intraprendere, anche guardando ai territori vicini e non solo. E spesso questo fa parte del mondo della programmazione anche europea. Siete riusciti a cogliere qualcosa in questo senso? Ma lì abbiamo accolto con favore una proposta che ci è arrivata di un progetto Interreg, al quale abbiamo collaborato veramente con piacere, che va a trattare l'arredo urbano. Quindi, per quanto riguarda Agordo in particolare, è la zona del Broi, della Piazza Verde, come si dice, che è il centro storico, che ha oltre 100 alberi di acacia e qualche tiglio. E anche la zona del parco giochi che è sul Lungorova, che è una zona appunto molto frequentata dai bambini e dalle loro famiglie, e che anche qui ci sono delle alberature. Il progetto non costa altro che nel censimento delle piante, in una verifica dello stato di salute di questi alberi e l'eventuale risoluzione se ci sono delle problematiche, quindi e anche dei corsi di formazione eventualmente per gli addetti, in modo che ci sia la giusta manutenzione per poter preservare al meglio questi alberi e garantire la loro durata. E questo va in un'ottica continua anche sul percorso che abbiamo fatto in questi 5 anni, che è quello della grande attenzione che abbiamo messo all'ambiente, ai boschi, al verde, quindi. Perché, lo dicevo in altre occasioni, ci siamo veramente dati da fare per recuperare gran parte del legname a terra di Vaia, nonché della successiva problematica sorta col bostrico, quindi perché abbiamo a cuore l'ambiente, abbiamo a cuore la salvaguardia dei nostri boschi, che comunque è un patrimonio, è un importante patrimonio della collettività, e quindi proprio ci siamo mossi. E là non sarà proprio nelle prossime settimane, ma
mi auguro che a breve anche avremo anche in dotazione dei macchinari nuovi anche per far sì che la manutenzione ambientale diventi sempre più efficace e sempre più efficiente. Ecco, attenzione all'ambiente, naturalmente anche ai risparmi e alla gestione corretta dell'energia. L'abbiamo scoperto con la crisi delle bollette, ma già un po' si sapeva che i comuni, insomma, si sono mossi in questi anni per cercare di risparmiare qualcosina. Voi? Noi abbiamo terminato, in fase comunque molto molto avanzata, un progetto importante nel centro, proprio nella piazza, di rifacimento dell'illuminazione pubblica con lampada a LED, che oltre a consentire appunto un risparmio importante di energia, fanno veramente bella mostra di sé, quindi veramente la piazza e via Corso degli Alpini e Corso Patrioti, che sono le due strade che portano al municipio, adesso sono dotate di un impianto di illuminazione veramente bello oltre che efficiente dal punto di vista energetico. E quest'anno dovrebbe partire anche un secondo straccio che va via verso Cesare Battisti, quindi abbiamo particolare attenzione, particolare impegno proprio anche nell'andare ad efficientare dal punto di vista energetico i tanti punti luce che abbiamo, perché mi sembra siano oltre 1100 i punti luce del comune, quindi ben sapendo di quali sono i costi e soprattutto di quanta dispersione c'è eventualmente con impianti vecchi, stiamo lavorando appunto per arrivare alla sostituzione il prima possibile di più punti luce, in modo da avere un risparmio oltre che un'illuminazione che vada veramente a beneficio della popolazione, magari non disperdendosi dove non serve, insomma. Diciamo che è meglio, poi anche sotto il punto di vista economico, è meglio avere quei soldi lì spendibili da altre parti, no? Effettivamente, perché uno dei problemi che abbiamo come comune, ma mi sembra che sia abbastanza diffuso anche presso tanti altri comuni, ma poi ci sono magari comuni che hanno entrate maggiori, proventi diversi, è proprio quello della spesa corrente, delle risorse di spesa corrente. E quindi poter risparmiare dei soldini là vuol dire sicuramente poter investire da altre parti, investire per le associazioni, nonché investire per il mondo della scuola, cioè ce ne sono tante tante opportunità che a volte si colgono parzialmente perché non ci sono risorse. A proposito del mondo della scuola, ci sono investimenti in corso, in atto? Ma è terminato il lavoro di sistemazione della mensa scolastica, e qui devo ringraziare veramente l'assessore Cristina Bien, che si è data a fare un progetto qui delle aree interne, idea passata attraverso Unione Montana, e quindi quest'autunno sicuramente potrà essere fruita anche una mensa per un centinaio di posti, sia per i ragazzi della scuola secondaria sia per i ragazzi del polo superiore, perché la mensa è giusta, è centrale rispetto alle due offerte formative. E dopodiché abbiamo dato incarichi anche per verifiche puntuali, eventualmente su come intervenire anche su altri edifici scolastici. Ecco, diciamo che c'è ad Agordo anche questa idea di carattere artistico, no? Legata ai graffiti. Grazie di questa domanda, perché è molto attuale, molto pertinente. Non sono tanti giorni che sono stati inaugurati tre nuovi graffiti, fra l'altro quattro nuovi graffiti, ma tre in particolare che hanno visto coinvolte Agordo e le due città gemellate, che è Zugliano Vicenza e Dolomie Francia, e quindi c'è stato un ulteriore motivo di consolidamento, di rafforzamento anche del legame che c'è con queste due città, e ha visto la presenza anche dei due sindaci dei comuni che ho appunto detto, e di delegazioni, e che quindi anche attraverso l'arte, le raffigurazioni che sono state fatte sulle pareti di momenti anche storici, per quanto riguarda in particolare l'opera di Zugliano, che rappresenta
rappresentano le vecchie fabbriche dove le nostre aguardine andavano a lavorare un tempo la seta, e quindi attraverso l'arte, attraverso la cultura si è rafforzato il gemellaggio, e appunto in quella zona lì dove c'è, in quella zona delle ville come viene chiamata, dove c'è il percorso, adesso ci sono 29 graffiti, e c'è veramente un percorso che è stupendo, sia per le opere d'arte che ci sono sulle facciate degli edifici, sia per le bellezze naturali che ci sono, perché c'è un ruscello, ci sono delle fontane storiche ultracentenali, ci sono dei lavatoi, ci sono degli scorsi paesaggistici ambientali veramente che meritano. Ecco, passiamo dal lato artistico, diciamo, della cittadinanza a quello un po' più tecnico. Naturalmente i comuni sono dotati di una certa programmazione anche in ambito urbanistico, da voi si parla del PAT. Sì, Agordo è uno dei pochi comuni bellunesi che ancora non ha il PAT, però siamo addirittura di arrivo, ecco. Era uno dei programmi che avevamo, uno dei punti che avevamo inserito nel nostro programma, e nelle prossime settimane ci sarà un consiglio, durante un consiglio comunale verrà adottato anche il PAT. PAT sul quale ha lavorato in particolare il vice sindaco Favretti, che è un lavoro importante, un lavoro fatto da professionisti competenti e seri, e che sono convinto sia un bel lavoro, e che quindi finalmente colmerà anche quella lacuna là che c'era ad Agordo, dove noi andavamo avanti col piano regolatore con tutte le conseguenze che praticamente eravamo abbastanza stabilizzati per quanto riguarda le iniziative, l'imprenditoria, e si poteva provvedere solo a varianti che avessero particolari caratteristiche. Quindi abbiamo raggiunto anche questo scopo, e dopo ci sarà da lavorare ancora comunque con la preparazione dei piani di intervento. Diciamo che si mette appunto a una piattaforma, no, di programmazione per il futuro. Allora, il suo mandato scade fra qualche settimana. Per il futuro che si fa? C'è la possibilità della ricandidatura? Sì, la possibilità della ricandidatura c'è. Stiamo lavorando per ripresentarci agli elettori con una squadra valida, con una squadra competitiva, perché quello che abbiamo messo in programma, ci sono ancora tante cose da definire, da completare, alcune da iniziare, abbiamo tante altre idee nuove, crediamo di aver lavorato sicuramente tanto, e in particolar modo in momenti, in contesti comunque particolari, perché è stata una legislatura caratterizzata da più eventi meteorologici sfavorevoli, perché noi siamo arrivati subito nel post-Vaia, quindi tutti gli interventi post-Vaia con le criticità che abbiamo trovato dal punto di vista idraulico, idrogeologico, ci siamo subito fatti carico e le abbiamo praticamente quasi considerate tutte, anzi quelle più gravi sono tutte state o terminate o sono in fase comunque di lavoro. Ci sono state altre due calamità importanti nel 19 e anche nel 20, e dopo c'è stato Covid, il periodo del Covid che ci ha particolarmente condizionato sia nell'operosità, e soprattutto ci ha condizionato perché iniziative anche dal punto di vista culturale e turistico che erano in programma non si sono potute svolgere, e dopo è stato difficile riprenderle, quindi abbiamo anche nel cassetto una programmazione, una progettazione che in teoria avremmo dovuto già aver svolto, e che comunque ci sentiamo di riprendere eventualmente se l'elettore ci ridarà la fiducia. Grazie mille per essere stato con noi, a Roberto Chissalè, sindaco di Agordo. Grazie a voi e buona serata a tutti. E quindi ci vediamo al prossimo appuntamento con la voce delle istituzioni.